Sono le 8:45 minuti. Oggi siamo sfizzeri. E allora diamo il buongiorno a Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale della WISP. Anche qui un gradito ritorno. Ciao Tiziano e ben ritrovato. Ciao Ugo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie allora, come sempre del graditissimo invito, Ugo. No, grazie a voi per quello che fate, perché lo sport è di base, lo sai, è nel nostro cuore. Si riparte. Insomma, tanto si riparte, questa è la bella notizia, no? E anche la WISP in campo c'è. C'era prima e c'è ancora ora. Assolutamente sì, Ugo, sono settimane che ovviamente registrano ancora molte, molte difficoltà sul territorio, all'interno delle nostre associazioni e società sportive, e ovviamente per questo continua il nostro grande impegno a tutti i livelli della nostra associazione, nel rapporto ovviamente col governo, con le amministrazioni regionali, per cercare di supportare sempre al meglio le associazioni. Però detto questo, sono anche le settimane di un'incoraggiante assolutamente ripresa. Sono mesi ovviamente che noi lavoriamo per questo, al fianco appunto delle nostre associazioni, delle nostre società sportive affiliate, dei nostri comitati territoriali e regionali, e appunto registriamo un bel segnale. Ottobre è il mese della ripartenza delle attività corsistiche, ottobre è anche il mese della ripartenza di tanti campionati, attività torneistiche, manifestazioni, e questo proprio c'è grande interesse. Ecco, la mia domanda, Tiziano, è quello, perché parlando con altri responsabili di sport di base c'era stata anche un po' la paura che questa prolungata situazione di lockdown, di stop and go, avesse, anzi ha sicuramente allontanato molti giovani che, si diceva, potrebbero anche non tornare, bisogna un po' stanarli. È stato così anche con la WISP? Vi siete organizzati? Avete dovuto fare delle proposte particolari? Oppure invece, una volta che pronti via, vi siete ritrovati un po' con lo stesso, tra virgolette, pubblico di prima? No, questo dato che ci fornisci è assolutamente condivisibile. È quello che abbiamo registrato anche in queste settimane. La ripresa è sicuramente graduale, ci vuole un grande impegno di tutte le forze in campo, a partire ovviamente dagli enti di promozione sportiva, nel rapporto col sistema sportivo, con il CONI, con Sport e Salute, con il Dipartimento per lo Sport, proprio per accompagnare, io dico, la ripartenza. Se pensiamo poi alle attività giovanili, già prima dell'emergenza pandemica registravamo un forte abbandono, soprattutto nella fascia di età adolescenziale, quindi a maggior ragione su questo tema dobbiamo lavorare molto. Sicuramente i mesi di emergenza, i mesi anche di lockdown ci hanno consegnato una situazione per cui lo sport, da sport diciamo del tempo libero all'interno delle famiglie, diciamo che è cresciuta la consapevolezza dell'importanza dello sport come progetto di vita, dello sport anche e soprattutto come prevenzione e promozione della salute. E crediamo, ecco, che sicuramente ci debba essere una maggiore attenzione al mondo della scuola, proprio per accompagnare, ecco, questo nuovo approccio culturale che dobbiamo avere tutti insieme. Detto questo, però, ecco, registriamo sicuramente entusiasmo, fiducia, e giorno dopo giorno i numeri crescono. Tiziano Pesce arriva da Genova e mi segnala una cosa che anch'io, arrivando da Genova, ho sempre amato, mi ha sempre colpito. Arrivato alla 47 edizione, stiamo parlando del campionato del lavoratore, perché, cioè, mi immagino il Camallo, e financo ai miei tempi il mio povero papà era addirittura operaio a Lansaldo, e l'operaio, no, che lavora tutta la settimana o che ci infila il campionato del lavoratore per tra un turno e l'altro, cosa fai? Il 6-2, allora no, faccio dalle 2 alle 10, così poi, insomma, che bello che è tornato anche questo campionato del lavoratore, che, permettimi di dire, Tiziano, va anche al di là proprio, no, del gesto atletico, poi se ne vedranno un po' di tutti i colori, però no, che cos'è oggi questo campionato del lavoratore? Assolutamente, Ugo, grazie di questo spunto. Tra l'altro, ecco, hai citato una compagine che è storica per il nostro campionato del lavoratore, Lansaldo, insieme a tante altre rappresentative di aziende genovesi e liguri. 47esima edizione, sì, di fatto possiamo dire che
lavoratore sia il campionato più longevo, campionato amatoriale più longevo d'Italia, 47 edizioni ininterrotte. Anche l'anno scorso, nonostante ovviamente la pandemia, abbiamo recuperato con la Coppa Nazionale, e al via tra ieri sera e oggi, quindi questo è proprio il fine settimana della ripartenza, un campionato che va molto al di là appunto dei valori sportivi della disciplina del calcio. È un campionato che ha dimostrato negli anni non solo di essere un appuntamento importante calcistico, ma anche di rappresentare veramente un momento di socialità, di aggregazione altrettanto importante. Sai Tiziano, perché io ricordo da bambino che ci portavano anche a vederlo da ragazzino, era proprio capire che quelli erano veramente persone che facevano tutto un altro mestiere, ma che avevano questa passionaccia del calcio, e ne vedevi veramente di tutti i colori. Poi permettimi di dire, insomma, in ogni città credo che sia così, veniva fuori proprio poi il tipo, no? Il tipo, può essere romano, può essere genovese, può essere un milanese, che veramente ti faceva respirare quasi, no? Proprio il succo della città. Assolutamente, è un campionato, possiamo dire, che ha raccontato negli anni proprio la città, continua a raccontare la città con le proprie peculiarità, sicuramente anche con negli anni la crisi le contraddizioni del, certo, pensiamo, Ugo, che citavi la compagnia unica dei lavoratori, la CULV, ma potremmo assolutamente potremmo aggiungere tutto il sistema, diciamo, dell'ex Ilva, dell'Italsider. Ti ricorderai, Ugo, nei primi assolutamente anche una partecipazione grandissima, per esempio, all'interno dell'Italsider, con un lavoratore nel lavoratore, un campionato nel campionato. Addirittura eravamo arrivati ad avere 70 squadre solo che in rappresentanza dei lavoratori dell'Italsider, quindi un mondo del lavoro che purtroppo sotto certi aspetti non c'è più, certo non c'è e più. Dal punto di vista della crisi dell'occupazione, però ecco, un campionato che racconta veramente il colore della città. E tra l'altro, collegandomi, se mi permetti, in 30 secondi, a quanto ho sentito prima di assolutamente interessante su tutto il tema contro le discriminazioni, contro il razzismo, un campionato che ha unito, sempre, un campionato che vede all'interno delle stesse squadre cittadini genovesi, ma tanti cittadini migranti. E su questo lo spunto è quello dell'osservatorio contro le discriminazioni, perché WISP insieme all'Associazione Lunaria con UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha dato il via all'Osservatorio Nazionale contro le Discriminazioni nello Sport. Hanno aderito tutte le federazioni sostanzialmente, quindi un bel segnale per il nostro mondo sportivo, e nei prossimi mesi sicuramente potremo Tiziano, su questo tema ci torniamo magari con qualche responsabile proprio di questo osservatorio, perché è un tema che non vogliamo mollare. Ma intanto davvero grazie per essere stato questa mattina con noi, a presto. Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale di WISP. Un abbraccio, Tiziano. Grazie, Ugo, un abbraccio a voi.